Gentili telespettatori, buona giornata. E così c'è tra Calenda e Bonelli, diciamo, un certo disappunto, perché si parla dell'energia nucleare. Io sono assolutamente favorevole all'energia nucleare, al ponte sullo stretto, e io faccio parte di quelli cattivoni, no? Sono un cattivone, perché quelli che vogliono il ponte sullo stretto, il nucleare, sono tutti dei cattivoni. Eh sì, sono anch'io un cattivone, lo so. Che ci devo fare? Sono nato così cattivo. Bene, il nucleare di nuova generazione è assolutamente necessario in Italia. Volete continuare a pagare le bollette della luce a questi livelli o magari fra qualche anno avere un risparmio notevole? Va bene. E così c'è questo scontro Calenda-Bonelli-Bonelli-Calenda. Si ha lei con la destra, pericoloso. Allora, l'ultima diatriba è proprio tra Carlo Calenda di Azione e Angelo Bonelli dei Verdi, riguardante l'energia nucleare, considerata da Calenda come chiave di volta per abbattere le emissioni di anidride carbonica nell'atmosfera e raggiungere la piena autonomia energetica. Sono perfettamente, totalmente d'accordo con Carlo Calenda. Dall'altra parte c'è quello dei sassi del Fiume, ve lo ricordate, Bonelli, no? Oh, quello che diceva la Meloni, perché mi guarda così, che paura? Ecco, quello è Angelo Bonelli, che dice: quel che è certo è che Azione non entrerà in una coalizione in cui non ci sono idee chiare su come affrontare la transizione energetica, superando il Green Deal, optando per il nucleare e sulle riforme, che è un tema ineludibile che si sta declinando male. La risposta di Bonelli è questa: se proprio lo vuole il nucleare può allearsi con la destra, visto che il ministro dell'ambiente Pichetto Frattin ancora ieri elogiava questa tecnologia pericolosa, obsoleta e carissima. In realtà queste sono centrali di ultimissima generazione, altro che obsolete, sono modernissime e nuovissime. Però voi sapete che la propaganda politica passa per le balle. Al tuo elettorato gli racconti le balle. Bonelli può dire al suo elettorato: questi vogliono le nuove centrali nucleari che sono sicurissime, molto poco pericolose, economiche. No, per convincere il proprio elettorato che la destra o Calenda fanno tutte cose sbagliate, voi lo sapete che la sinistra punta su questo, tutto quello che pensa o fa la destra è sbagliato, e quindi per convincere i propri elettori che il nucleare di nuova generazione è una cosa sbagliata si va di frottole. E allora il nucleare di nuova generazione diventa obsoleto, carissimo, pericoloso. Bene, come se stessimo parlando delle centrali nucleari degli anni Ottanta, no? Bene, e così Calenda deve spiegare chi pagherà il nucleare, dice Bonelli. Il leader di Azione, che a parole ama i numeri, deve spiegare chi pagherà il nucleare, visto che il suo piano da 30 giga costa 400 miliardi di euro. Con il nucleare il costo dell'energia triplicherà per famiglie e imprese e la sua realizzazione richiederebbe tantissimi anni. Allora, con il nucleare il costo dell'energia non triplica, ma diventa tre volte meno, se va bene. Probabilmente, lui dice, Bonelli, se sti 400 miliardi li metti poi sulle bollette per recuperare la spesa, allora sì. Beh, certo, se ci sono 400 miliardi di euro di spesa, un po' come i 200 miliardi per l'autonomia, i famosi LEP, questo è uno Stato che non ha soldi. Se davvero il nucleare necessita un investimento di 400 miliardi, non si farà mai. E allora voi direte, ma la Francia dove li ha presi sti soldi per fare il nucleare? E la Francia mica ha il nostro debito, non ha mica 2.948 miliardi di debito e oltre 90 miliardi di interesse. Se noi non avessimo quello, altro che centrali nucleari,
Ne avremmo fatta una in ogni città, praticamente. Va bene. E poi per noi di AVS, dice, evitare il nucleare è un punto irrinunciabile perché il processo di modernizzazione e competitività del sistema economico industriale passa attraverso rinnovabili di efficienza energetica. E su questo, come Alleanza Verdi e Sinistra, vorremmo sapere Elly Schlein che ne pensa. Ma quella non vuole mettersi in nessun problema, quella non ve lo dirà mai, non gli interessa mettersi lì, anche perché lei queste cose qua non le conosce, non le sa. Cosa deve dire? Abbiamo visto che di economia non sa niente, di cose in generale sa molto poco. La vogliamo fare anche, gli vogliamo far dare anche dei giudizi sul nucleare? Oh mamma mia, cosa può dire sul nucleare? Se sulle altre cose racconta un sacco di cose non vere, immaginatevi sul nucleare, ecco. Quindi lasciamo perdere cosa ne pensa la Schlein, anche perché guardate che fra un po' la Schlein terminerà anche il suo mandato come segretaria del PD. Quanto dura un segretario nel PD? 4 anni? Lei ha fatto 1 anno e mezzo? Insomma, gli rimangono 2 anni e mezzo. Beh, dai, ancora ci può far divertire con parecchi video. Dai, non vi rattristate, la grande capa del PD ci farà fare ancora centinaia di video. Poi quando andrà via sarà veramente dura, perché magari arriva poi uno noioso, uno che magari dice delle cose sensate senza dire bugie, e allora sarà brutta, sarà poi veramente un po' così. Comunque non rattristiamoci prima, se quando andrà via la Schlein, fa niente, dai, non ci pensiamo, no? Non ci pensiamo adesso divertiamoci con le sue dichiarazioni e anche con quelle di Bonelli, quello dei sassi del fiume, no? Ma sti sassi li avrà rimessi a posto o li avrà buttati nel bidone della spazzatura fuori da Montecitorio? Lui dice che li ha riportati al fiume. Bonelli, dici la verità, li ha riportati al suo posto i sassi? Magari sì, però. Va bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, salutiamo anche i sassi del fiume di Bonelli, ovunque essi si trovino, perché ormai sono diventati famosi, no? Potrebbero essere messi anche in una vitrina come museo, no? I sassi di Bonelli, con dietro lui che ride e questi sassi illuminati dentro una vetrinetta, questi sono i famosi sassi di Bonelli in Parlamento. Chissà dove sono sti poveri sassi, Bah, poveracci. Grazie a tutti e arrivederci a presto.